Credo che ci sia da commentare 60-70 minuti perché poi il tasso tecnico tra le due squadre con i cambi è sembrato notevolmente differente. Primo tempo un bel notaresco. Ma siamo contenti dell'allenamento, sapevamo che comunque avevamo difficoltà fisiche per i 90 minuti, però sono contento perché su 60-70 la squadra ha messo in pratica ciò che proviamo da un po' di tempo. Hai messo in difficoltà il Pescara? Ma sono felice che abbiamo messo in pratica ciò che proviamo. In alcune circostanze poteva fare meglio, ma sono tutti ragazzi giovani, 2004, 2005, 2006, quindi andiamo avanti con il lavoro, non ci spaventa e saremo pronti sicuramente per l'inizio del campionato. Ecco, io ti faccio una battuta sul Notaresco, poi ti chiedo un'analisi del Pescara. Notaresco che farà il debutto ufficiale domenica prossima all'Aquila in Coppa Italia, poi il campionato scatterà il 10 settembre. Obiettivi per questa stagione, Alessandro? Ma l'obiettivo del Notaresco deve essere la salvezza. Dobbiamo raggiungerla prima possibile, non possiamo avere altri obiettivi. È un piccolo paese, dobbiamo giocare con dignità e dobbiamo far felice la proprietà e i tifosi soprattutto, perché quest'anno è il centenario, quindi dobbiamo dare qualche piccola gioia a loro. Il Pescara che hai visto, Bruno, un Pescara che ha faticato, è dal punto di vista fisico secondo te il problema, nel senso i carichi di lavoro di Zeman, o c'è qualche problema di struttura? Ma no, assolutamente no, la squadra è composta da ottimi calciatori, c'è un punto di vista fisico che i carichi sono stati notevoli, quindi adesso che la preparazione è finita andrà a scemare l'allenamento, troveranno freschezza, saranno pronti per l'inizio del campionato. Che campionato potrà fare secondo te questo Pescara alla luce di chi è andato via e di chi è arrivato? Ma sono tutti giocatori forti, quindi sicuramente farà un campionato di vertice. Massimo, Alessandro, Bruno all'auricolare, quindi ti ascolta per eventuali domande o curiosità da studio. Beh, come dicono sempre gli ex calciatori, lui è stato un ex calciatore del Pescara, quello che è stato fatto è passato, fa parte della storia, però noi gli vogliamo fare i complimenti a Alessandro Bruno, perché quello che ha fatto alla guida del Notaresco è stato qualcosa di indescrivibile, no? Due spareggi di fatto, una situazione molto difficile, complimenti ancora. Oggi ho visto Alessandro, al di là delle tante novità che ha presentato questo Notaresco, perché se non vado errato, pronti via erano soltanto tre i confermati dell'ultima stagione, se consideriamo anche Marrancone, che però ha fatto solo 4 presenze lo scorso anno, giù di lì, insomma un giovanissimo, ha soltanto 18 anni tra l'altro da compiere. Mi sembra un 4-2-3-1 molto spigliato, cioè è una squadra che gioca a calcio. Sì, hai detto bene, siamo rimasti in pochi rispetto all'anno scorso, avevamo l'esigenza di cambiare perché nella mia idea avevamo bisogno di altre caratteristiche, solo per questo. Sì, abbiamo giocato 4-2-3-1 con tante situazioni che dobbiamo ancora andare a ricercare tra le linee, un po' d'ampiezza in più dobbiamo ricercare, ma siamo contenti perché in alcuni tratti l'abbiamo fatto abbastanza bene. Io ringrazio Alessandro Bruno, il primo impegno ufficiale lo ricordiamo, Massimo, domenica prossima alle 20:30 allo stadio Gran Sasso d'Italia contro l'Aquila in Coppa Italia. In caso di vittoria si giocherà contro il Chieti la settimana successiva, poi dal 10 settembre il campionato. In bocca al lupo ad Alessandro Bruno, grazie.